Chi è? Sono io. Non voglio che parli, non dire nulla. Scusi, ma... No. Non dire nulla, ti prego. Sono patetico, lo so. Sono un burattino che si è innamorato della donna sbagliata. Anche se è bellissima. Adesso pure disoccupato. Potrei dimenticarmi facilmente. Grazie per avermi ascoltato questa volta. Era l'ultima cosa che volevo dirti, oltre... oltre al fatto che ti amo. Comunque. Ha finito? Come? Ha finito, ho detto. Scusi, ma chi è? Con chi parlo? Camilla, parla con Camilla, cioè io. Era troppo impegnata a lamentarsi di sé per capire che aveva sbagliato numero e persona. Lei vuole dirmi che io ho raccontato i fatti miei ad una perfetta sconosciuta? Mica l'ho costretta, eh. Ma perché non mi ha fermato, insomma? Senta! Ho una scatola di calmanti davanti a me e una pistola carica. Stavo cercando di morire, va bene? Le basta? Mi scusi. Non volevo ferirla. Perché ha voglia di morire? Per la mia solitudine. Oh no. No, sì. Sa com'è la mia vita? Vuota. È marcia. Come un frigorifero rotto. Se non mi ricordo neanche di qualcuno che mi abbia mai parlato per più di un minuto e 20 secondi. Peccato, perché ho già preso le pillole. No, la prego, non lo faccia. Perché? Perché... perché volevo parlare per l'ultima volta con la donna che mi ha rovinato la vita. E invece ho parlato con te, Camilla. E tu mi hai ascoltato. Come ti chiami? Ernesto. E come hai pensato di morire? Mi impicco. A me che faceva senso spararmi. Senti. Dimmi. Ti va di morire insieme? D'accordo. Il terrazzo da me è alto, sono 7 piani. Io sto al numero 5 di via Carli. Cosa? Io sto al numero 5 di via Carli. Cosa? Vuoi dirmi che siamo condomini? Non ci siamo mai incontrati. Pazzesco. Io abito al sesto. Ho capito chi sei. Sono da te tra 20 secondi. Ok, ti avevo visto qualche volta, sai? Già. Andiamo. Andiamo. Ma aspetta. Ti va di baciarmi prima? Sì, per sentirsi meno soli. Bello. Che so, se morissimo magari un altro giorno.